28 settembre era lunedì. Ci piace essere in questo luogo perché era uno dei luoghi dove Padre Pio spesso incontrava i suoi figli spirituali, i pellegrini che giungevano qui. Possiamo immaginare che quel giorno questo luogo era chiuso, non vi erano più i pellegrini, anzi era la chiesa di Santa Maria delle Grazie che veniva utilizzata per le celebrazioni eucaristiche. E vogliamo raccontarvi di una celebrazione eucaristica in particolare. È stata proprio la Casa Sollievo della Sofferenza, con questo speciale, la rivista Casa Sollievo, a raccontarci questo che è accaduto. Ci fu una celebrazione eucaristica proprio in onore di Padre Pio e soprattutto una serie di ringraziamenti da parte del padre guardiano, padre Carmelo da San Giovanni in Galdo. E nel suo discorso, che riprende integralmente la rivista, scrive: non sono in grado di fare un discorso perché la mia mente è ancora sconvolta, smarrita per la repentina e inaspettata scomparsa del caro padre. Il discorso, la lode del padre, la fate già voi, dice il padre guardiano, nel vostro cuore, con la vostra fede, con la vostra preghiera. Voglio soltanto rivolgere un ringraziamento ufficiale e poi ringrazio tutti, dal primo all'ultimo, tutti coloro che avevano dato una mano in quei giorni faticosi, significativi e molto, molto tristi. Però poi ancora dice: vorrei anche dirvi, e penso che sia superfluo, di restare uniti in questo momento. Oggi più che mai dobbiamo dimostrare a Padre Pio il nostro affetto, la nostra devozione, il nostro amore filiale. Lo so che il nostro cuore soffre perché non vediamo più la sua presenza fisica, non sentiamo più il suo piede stanco e dolorante trascinarsi per i corridoi del convento, noi frati, e della chiesa, voi. Non vediamo più la sua mano alzarsi benedicente su ognuno di noi, non sentiamo più quel colpo di tosse che ci era diventato familiare, però, dice il padre guardiano durante questo breve discorso, siamo più che convinti che egli è con noi, è in noi, è in mezzo a noi e non ci abbandonerà mai con la sua santa preghiera e la sua santa assistenza.